Buongiorno, man. Stasera ci giochiamo una bella fetta di campionato, direi. E vai, Tommino. Giochiamo in casa contro Omegna, che è appena sopra di noi. Direi che fino ad oggi questa è la partita più importante della stagione, decisamente. Se vinciamo mettiamo un pochino la testa fuori dalla cacca, ma se perdiamo ci rimaniamo dentro pieni proprio, con tutte le scarpe e i pantaloni. E poi raga, ieri sera sono stato a Reggio Emilia, ospite della Kobe Night. Un evento super emozionante a 4 anni dal giorno in cui Kobe purtroppo se n'è andato. Ho parlato davanti a tanta gente, è stato veramente, veramente emozionante, cacchio. Kobe, raga, pazzesco. Ci manca, va detto. Come tutti gli eventi che ci segnano in modo particolare, io mi ricordo esattamente dov'ero e cosa facevo nel momento in cui è morto Kobe Bryant. Ero in pullman di ritorno da una trasferta persa e mi ricordo esattamente tutte le reazioni dei compagni di squadra, specialmente dei ragazzi americani. Fu una notte assurda, veramente surreale, come se fosse mancato un tuo amico, uno che a Natale te lo ritrovi a pranzo coi tuoi il 25 dicembre, c'era la gente che piangeva, veramente la sensazione di avere perso un amico, anche se era una persona lontanissima da noi, che nessuno di noi avrebbe mai potuto lontanamente pensare di conoscere, no? Secondo me Kobe nella sua vita ci ha fatto credere che quell'ossessione, quella competitività estrema fosse replicabile anche per noi umani, ma secondo me non lo è. Io ho scelto di vivere lo sport, come sapete, in maniera diversa dall'ossessione, ma più con gioia. Perché l'ossessione poi devi anche essere capace di reggerla fisicamente, ma soprattutto mentalmente. E io credo che quell'ossessione sia per i supereroi. Kobe era un supereroe e noi invece, la maggior parte di noi, siamo dei ragazzi normali. Ma se riuscissimo a trasportare, non solo nello sport, ma anche nella vita normale, anche il 10% di quell'etica del lavoro, di quella passione malata, di quella competitività, saremmo probabilmente delle persone migliori anche noi. Come sapete, raga, piano piano lo sport si dimentica di tutti, ma ovviamente non si dimentica delle leggende, quelle vere, e Kobe è una leggenda vera. È stato per tutti gli sportivi un'ispirazione, non solo per noi del mondo della pallacanestro, e ci continuerà ad ispirare sempre, anche adesso che non c'è più, ad essere, come diceva lui, la versione migliore di noi stessi. Bella Kobe, ci manchi. What can I say? Mamba out. Roy, faccio una piccola confidenza, ma solo perché questo video uscirà dopo la partita di oggi. Congelatore! Comunque non è che voglio fare il martire di sto cazzo, ma sono stanco, raga. Sono stanco. Questa è la terza partita della settimana, in un momento della stagione in cui comunque sono passati tanti mesi e il mio corpo lo sento che è lì. Lo sento che è lì, che è pieno zeppo. Vabbè, dai. Come disse una volta il mio grande amico Charles Thomas in una chiacchierata che trovate sul canale, ti puoi svegliare una mattina e ti senti da Dio per giocare a basket, ma magari quello è il tuo giorno libero. E poi magari ti svegli una mattina che sei incappottato, dilaniato, e magari quello è il giorno della partita. Però quello, fratello, lo sai solo te, gli altri non lo sanno, quindi devi tenere il segreto, spingere i denti e gridare ad alta voce: forza Tommino! Per forza! Bisogno di muovere il corpo e due posture al muro, raga, oggi non facile. E adesso, ragazzi, devo andare in chiesa. Wait, what? In chiesa. In chiesa. Ecco la chiesa. Che è dove si trovano gli alimenti sacri, ovviamente. Adesso che anche gli alimenti sacri per la sopravvivenza dell'uomo, siamo al top. Perché il giorno della partita si mangia riso e tonno, brody. Eventualmente puoi aggiungere il parmigiano, come sai. Lo chef di riferimento Tommino. Tra l'altro, man, mentre aspetto che l'acqua arrivi a bollore, vai su www.blasterfree.com, ovvero il sito del mio brand, perché trovi i pantaloncini da basket da campetto più freschi che ci siano, come già sai. Trovi anche tutto l'invernale, felpe col cappuccio, felpe senza cappuccio, il berrettino che avevo io prima in 18.000 colori. Quindi segui Zero Blaster Free su Instagram, trovi il link in descrizione che per andare al sito. Fratello, già lo sai. È inutile che la faccia lunga, già lo sai. Già lo sai. Tra l'altro adesso iniziano tutti i drop del 2024, inizieremo a droppare pantaloncini da qui alla fine del mondo, quindi raga... Okay. Io mi rendo conto di essere pazzo, ragazzi, me ne rendo conto. Cioè, però a me il risotto non mi stanca mai. Cioè, non lo mangerei per sempre. Ci siamo messi in questa posizione scomoda, veramente scomoda, in cui tutte le partite sono importanti. Ovvio che tutte le partite sono importanti, però nel nostro caso sono importanti per non rimanere troppo in basso in classifica, che è dove poi si sente l'ansia. E da una parte mi piace giocare partite dove c'è la posta in palio, perché c'hai quel brividino in più, che non è male. Dall'altra però quel brividino si trasforma in un po' di pressione che non puoi permetterti di perdere. Ma noi abbiamo imparato che non esiste non si può perdere, perché quando non puoi perdere tu e non possono perdere neanche gli altri, alla fine
vi dico un segreto, una delle due perde. Lo so, sono uno scienziato. Brownie proteico Prozis. Questo robino qua è pazzesco. Cioè, 26% di proteine, trovi il link in descrizione, codice Tommy11 Prozis, let's go. Mamma mia, è violento. Forzato meno. Abbiamo giocato 3 partite del girone di ritorno ormai, questo vuol dire che mancano 14 partite, compresa questa, alla fine. Cazzo! Oh, la pace. Raga, obiettivamente faccio fatica a parlare della partita, ma abbiamo, credo, toccato il fondo. Siamo andati sotto nel secondo quarto e non siamo mai stati capaci di recuperare ancora una volta. Siamo arrivati a meno 20, poi pian piano siamo tornati fino a meno 8, ma senza mai riuscire a riagganciarli. È una sconfitta che ci fa davvero male, male. Questa ci fa male per la classifica, ok, ma soprattutto per noi, come giocatori, come ragazzi. Nessuno va in campo per perdere, ovviamente, nessuno va in campo per giocare male. Ma noi davvero quest'anno facciamo fatica a trovare un punto di svolta, non lo troviamo mai. È una situazione che mi fa soffrire e vi giuro che fa soffrire tutti i miei compagni insieme a me. Ovviamente non dovrei neanche dirvelo, ma le statistiche non contano niente. Non conta chi fa i punti, chi prende l'imbalzo, chi fa gli assist. Quando perdi non c'è il migliore o il peggiore. Quando si perde non c'è gloria per nessuno. Si abbassa la testa e dal giorno dopo si ricomincia. Comprendo anche il fatto che i tifosi storgano il naso, ovviamente. Mi dispiace anche per loro, mi dispiace per la società che alla fine ha sempre creduto in noi. Questo è uno dei momenti più difficili della mia carriera, senza dubbio. Sicuramente il più duro in questi 3 anni a Legnano. Quando tocchi il fondo, raga, si può solo risalire. È vero, questa però è anche un po' una frase fatta, perché risalire non è facile. Non è facile e siamo costretti a trovare un modo. Non ci sono alternative. Come sempre non ho parole, veramente, non ho parole per ringraziare tutte le persone che a fine partita vengono in campo per una foto, per un saluto, per un abbraccio dai 5 ai 50 anni. È assurdo, raga. E so che sono ripetitivo, ma in ogni video lo dirò. Addirittura l'altra volta dei ragazzi da Roma, da Ostia, questa volta un ragazzo da Bologna. Assurdo, raga, assurdo, mi emoziona. Purtroppo ero un po' triste a fine partita, infatti mi sono preso un attimo per mandare un messaggio su Instagram a un ragazzo che mi sembrava di non aver cagato a sufficienza, perché davvero mi sento in colpa per queste cose e mi dispiace offrire un brutto spettacolo alle persone che si fanno chilometri, ma anche a chi se ne fa meno e semplicemente paga il biglietto per venirci a vedere. Proveremo a far meglio, raga, proveremo a far meglio, ve lo prometto. Sono le 2 del mattino, sono rientrato a casa adesso dopo una cena con alcuni amici. Parlare quando le cose vanno così male non è facile, non è bello, ma magari a qualcuno non piacerà, ma per me ormai è come se fosse la mia conferenza stampa post partita, il vlog. Oggi probabilmente abbiamo toccato il momento più basso della nostra stagione e dei miei 3 anni a Legnane. Sicuramente il momento peggiore come condizione emotiva, tecnica, come classifica. È il momento peggiore. Beh, i momenti brutti devi risalire, devi uscire, ma non è che fai un click ed esci. Non è facile. Non è facile per nessuno. C'è poco da dire, abbiamo fatto cagare, abbiamo perso, gli avversari sono stati più bravi di noi. Siamo andati sotto e non abbiamo reagito, come ci capita quasi sempre, quindi c'è poco da dire. Ormai il racconto della stagione è cominciato ed è giusto che vada avanti, anche nei momenti brutti. Non è che siccome facciamo schifo smetto di fare video. Mi piace farli, li faccio, è anche il mio sfogo, però è chiaro che nei momenti difficili tipo adesso, quando tutto è negativo, eccetera, a volte mi sento un po' un coglione a fare video. Però poi penso che alla fine fa parte del racconto, fa parte del viaggio. Cercherò lo stesso di godermi queste ultime partite di carriera, però mi rendo conto che perdendo te le godi parecchio meno, perché non ci sono tutti quei momenti in cui con la squadra stai bene, festeggi, sei contento. Ci sono brutte vibes dentro lo spogliatoio post partita, come è normale che sia. Non lo so, ci credo sempre, ovviamente, ci credo sempre, però è tosta, è un momento tosto. Ci credo sempre. Iscrivetevi al canale, raga, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao, vi voglio bene.